Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò di come sta procedendo l'acquario che ho installato l'altra volta. Allora, innanzitutto voglio parlarvi dell'illuminazione. L'illuminazione è una lampada che posso regolare col telefono. Praticamente parto con un'illuminazione dal primo giorno fino poi al 17esimo, perché poi viene così il calcolo, alzando sempre di un'ora l'illuminazione. In sintesi parto da 4 ore iniziali, con mezz'ora di alba e mezz'ora di tramonto, e procedo così, aggiungendo un'ora al giorno, in modo tale da non stressare subito il sistema. Ne parleremo sempre così, di sistema vasca, perché noi stiamo andando a nutrire la vasca. Anche quando avremo i pesci, i coralli all'interno dell'acquario, noi andremo a nutrire la vasca, non nutriremo solo il pesce, solo il corallo. Comunque, andiamo a parlare della tecnica. La tecnica che ho inserito all'interno di questa vasca, che mi aiuterà, è uno skimmer, innanzitutto, non sovradimensionato. Lo skimmer non deve mai essere sovradimensionato, perché estrae dall'acqua oligoelementi, ad esempio come lo iodio. Iodio che noi vogliamo all'interno della vasca, lo mettiamo col sale, ed è importante che ci resti. Talvolta andrebbe anche dosato lo iodio, perché serve ai coralli fondamentalmente. Invece il reattore di alghe è fondamentale, secondo me, perché soprattutto su un acquario di questo tipo, che beh, è comunque tutto sullo stesso piano, non ha una sump, perché aiuta a levare i nitrati e i fosfati dall'acqua. Perché come funziona un reattore di alghe? All'interno c'è l'alga, poi c'è la luce, e questa luce stimola l'alga a crescere. Se noi alterniamo notte e giorno dall'acquario al reattore di alghe, cosa otteniamo? Otteniamo che aumenta la stabilità del sistema, perché qua viene prodotto ossigeno, la CO2 e viceversa. Questa è una cosa molto importante. Gli oceani sono essenzialmente l'ambiente più stabile che c'è sulla Terra. Proprio veramente, dal punto di vista biologico, sono extra stabili. Ad esempio, andiamo a prendere la salinità di un oceano, sarà sempre quella, quindi noi è importante che teniamo fissi la salinità. Quindi in questo momento dosiamo acqua osmotica per rabboccare, controlliamo ogni settimana lo stato della nostra salinità, in modo tale da non portare a sbalzi di salinità al sistema, che sicuramente, anche se si parla di microrganismi, in questo momento non è che fanno bene, sono abituati e devono stare a quella salinità, tutto deve rimanere alla stessa salinità. Questa è una cosa fondamentale. Ma adesso vi faccio vedere come sono messe le rocce. Ora vi inquadro per bene un po' l'acquario. Intanto sulle rocce si sta formando un biofilm, siamo al settimo giorno e si sta formando già il biofilm di batteri, è ben visibile, e sono, diciamo, i residui del loro metabolismo. Probabilmente verso la fine della maturazione andrò ad aspirarne un po', quindi aspirare un po' le rocce per liberarle da questi scarti, da questo eccesso di biofilm. L'importante è che siano colonizzate all'interno, secondo me, quindi poi appunto lo leverò. Qui c'è lo skimmer che ora sta schiumando un po' più liquido, perché all'inizio della maturazione è bene che produca una schiuma più liquida, perché appunto deve depurare di più, deve levare l'eccesso di batteri. Qui invece abbiamo il reattore di alghe che l'ho installato in questa maniera. Praticamente ho preso una pompa che porta l'acqua dentro. L'acqua entra dentro questa colonna dove c'è l'alga chetomorfa, che praticamente è come una spugnetta, sembra una di quelle spugnette per pulire i piatti, di quelle le pagliette, che praticamente crescerà e depurerà appunto l'acqua, come vi ho detto prima. Poi l'acqua ritorna dentro attraverso questo tubo qua. L'alga si aggiunge dopo. Adesso non è bene aggiungere l'alga, bisogna aggiungerla quando c'è qualcosa da filtrare. Adesso l'acquario è ancora in maturazione, però intanto se lo installate meglio. Poi aprite qua e mettete l'alga e via. E niente, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, condividete, mettete like, iscrivetevi al canale, fatelo vedere alla mamma e fatela iscrivere al canale, mi raccomando. E nel frattempo io faccio altri video sulla maturazione, che è variabile, speriamo duri poco. Alla prossima!